Comunque, andiamo a dare uno sguardo a quello che si può fare in Apro Utility VoiceOver. generale. Utility VoiceOver, attività. Ok, allora. Imposta le attività per personalizzare VoiceOver per usi specifici. Andiamo a vedere. Attività tabella. Reaper. Mettiamoci su il Stefano Logic. Stefano Logic, quindi l'elemento sul quale ci mettiamo in tabella è quello sul quale andremo ad agire, poi verrà salvato automaticamente. Scegli le impostazioni, va Allora, in verbosità, deselezionato, riquadro. selezioniamo verbosità Seleziona verbosità, e andiamo a riquadro. vedere. Imposta, verbosità, pulsante. Ecco, imposta Web, deselezionato, vuol imposta, dire che verbosità, andiamo pulsante. dentro al menu. Ecco Premi imposta, verbosità, qua, pulsante. dove Braille, pannello, 2, voce, selezionato, allora, pannello, 1 di 5. qui potremmo scegliere voce, Braille, pannello, braille, testo, pannello, avvisi, testo, pannello, qua, avvisi suggerimenti, e pannello, 5 di suggerimenti. 5. È la solita, praticamente viene fuori una parte della finestra di VoiceOver che viene aperta. Impostazioni, voce, selezionato, pannello, 1 di 5. Vedete? Viene aperta qui. Ok? Viene aperta. Non confondetevi, noi eravamo su attività. Lui gli ho chiesto di personalizzare la verbosità, ha caricato un altro livello del piano del front-end di VoiceOver che mi si è messo lì perché vogliamo fare queste opzioni qui. Ok? Però noi siamo sempre là. Braille, pannello, 2 di Allora. 5. Testo, avvisi, suggerimenti, verbosità voce di default. Allora. Questo. Media, verbosità voce di default, pulsa, opzioni, verbosità voce aggiuntive, espanso, triangolo di Va apertura. bene. Ok. Impostazione, voce, selezione, braille, pannello, 2 di Lì. 5. Testo, pannello, 3 di O 5. testo, ad Pannello esempio. testo, avvisi, suggerimenti, in alcuni casi. Punteggiatura ripetuta. La punteggiatura. Ad esempio, in Logic potremmo metterla perché magari ci serve che ci dica 2.3 Prime 3 punto. volte, pulsante a comparsa. Ok. Durante la digitazione leggi ad alta voce. Niente. Durante la Ma digitazione leggi qua ad alta voce. Pulsante a. potremmo. Ma non Durante le serve, prime 3 però. volte. Pulsante a. Punteggiatura. In alcuni casi. Pulsante a comparsa. Punteggiatura. In alcuni Allora, casi. se io. Menu segno di. Nessuno. Nessuno. Segno. Tutta. Tutta. Premi. Tutta, gli Scegli dico tutta. leggimi tutta la Pulsante a comparsa. punteggiatura, tanto in Logic non è che leggo dei romanzi, no? Però magari mi serve capire quando dice una battuta Impostazioni dove verbo. Bra. siamo. Test. Avvisi. Suggerimenti. Punteggiatura. Ti faccio Tutta. Pulsante a qualche punteggio. Suggerimenti. esempio. Pannello. Avvisi. Pannello. 4. Testo. Avvisi. Pannello. Avvisi. Avvisi. Suggerimenti. Avverti quando il cursore del mouse si trova su una finestra. Deselezionato. Riquadro. Avverti quando viene premuto un tasto modificatore. Deselezionato. Avverti quando viene premuto il tasto del blocco maiuscole. Selezionato. Riquadro. Leggi intestazione durante la navigazione in una riga di tabella. Selezionato. Leggi automaticamente ad alta voce il testo dei riquadri. Selezionato. Aggiungi la pronuncia fonetica ai singoli caratteri. Deselezionato. Quando il testo di stato cambia sotto il cursore di VoiceOver. Riproduci tono. Quando il testo di stato cambia sotto il cursore Ecco di qua, per VoiceOver. Pulsante a comparsa. dire, potrebbe darci fastidio, o anche no, però potrebbe anche darci fastidio, ad esempio, che lui fa tic-tic quando lo metto sulla cosa delle battute. Vabbè, Chiudi, default, pulsante. comunque, Aiuto, pulsante. Chiudi, default, chiudi, pulsante. è l'ultimo pulsante della finestra destra. Ok, Imposta, verbosità. abbiamo impostato la verbosità. Verbosità, selezionato, riquadro. Adesso io ce l'ho anche selezionato, vuol dire che lui mi salverà queste impostazioni nel mio file delle attività di VoiceOver. Potrei anche lasciarle impostate e deselezionarle, cioè renderle così come io le ho messe, ma deselezionandole non sarebbero attive. Quindi non ci sarebbero, diciamo così, va bene? Sarebbero quelle di default. Imposta, web, deselezionato, riquadro. Andiamo a vedere web che non ci servirà sicuramente in Logic, Seleziona web, ma riquadro. Imposta, web, pulsante. imposto. Impostazioni web per l'attività Ecco Stefano qui. Logi. Impostazioni web per navigazione, selezionato, pannello, 1 di 3. Di nuovo il nostro front-end di VoiceOver ci appare Carica, navigazione, selezionato, pannello, 1 di 3. navigazione, Caricamento pagina, rotore web, pannello. Naviga caricamento. tra le pagine web in base Ok. a. Ordine domenica, naviga tra le pagine web in base a. Selezionato, Questo pulsante di è scelta, 1 di 2. ordine DOM, non è domenica. Ok. Chiudi, default, Qui pulsante, non ci imposta, frega. Lo web, selezionato, riquadro. tolgo anche. Deseleziona web, Comunque, imposta, punti attivi, selezionato, riquadro. se punti attivi seleziona o non seleziona, Impostazioni aggiuntive da includere, punti cioè, attivi, quindi cosa selezionato. vuol dire? Se li seleziono, funzionano quelli che abbiamo creato e ci salverà in questo file delle attività i nuovi. Se non lo seleziono, no. I punti attivi per ora non hanno altre impostazioni, quindi ho solo selezione e non ho altro. Impostazioni aggiuntive da includere, contratto, triangolo di apertura. Impostazioni aggiuntive da includere. Espandiamo Espando impostazioni aggiuntive da e includere. vediamo. Pronuncia, deselezionato, riquadro. Allora, pronuncia
se voglio usare un Input dizionario. pronuncia deselezionato. Non so se avessimo qualche cosa che dice male, che vogliamo personalizzare, non so, bar 1, division 1, se volessimo farglielo dire in un altro modo, si potrebbe usare. Imposta, pronuncia, oscurato, pulsante. È oscurato perché non l'ho selezionato. Navigazione, deselezionato, riquadro. Navigazione, proviamo a Seleziona navigazione, selezionare, non riquadro. si tratta Imposta, navigazione, pulsante. posta, Impostazioni, vedete? navigazione, posizione iniziale, impostazioni, navigazione per l'attività Ecco stefanologica. qua, qui navigazione non c'entra il web. Posizione iniziale, cursore voiceover. Punto Ok. focale della tastiera. Posizione iniziale, cursore, Ok. comportamento gruppi. Standard, pulsante a comparsa. Ok. Sincronizza il punto focale della puntatore del mouse. Ignora cursore voiceover. Consenti cursore Sono continuo, queste cose chiudi, qui default, che voi pulsante. trovate anche voi Navigazione, sotto, selezionato, riquadro. Deseleziona, togliamo imposta, voci, deselezionato, riquadro. voci, noi non le vogliamo usare, se no ci sarebbero le famose cose delle voci, Impost, voci, no? deselezionato, Io riquadro. non ve lo sconsiglio vivamente, tanto non serve a niente cambiare voce, in più ci metterebbe ancora di Imposta, più. voci, suono, deselezionato, riquadro. Andiamo a vedere Seleziona suono, suono, imposta, suono, pulsante. ad esempio qua. Impostazioni, disattiva audio effetti sonori, deselezionato, riquadro. Proviamo a farlo. Selezionato, Lo disattiva audio effetti attiviamo. sonori, abilita riduzione volume audio, deselezionato, riquadro. Questo è la riduzione del volume quando ci sono i suoni. Abilita audio posizionale, selezionato, riquadro. Togliamolo perché tanto abbiamo tolto Deseleziona abili questi. Ok. dispositivo uscita. Loop audio. Dispositivo uscita. Pulsante a comparsa. Potremmo a questo punto scegliere anche da dove. Ok? Da dove esce Impostazioni sta suono per roba qua? l'attività Ok? Stefanologic. Dispositivo uscita. Loop audio. Aiuto. Pulsante. Allora. Chiudi. Default. Chiudi. Default. Pulsante. Imposta. Ok. Adesso poi andremo a verificare se quando andiamo in logic va via tutto. Elementi visivi. Deselezionato. Riquadro. Elementi visivi. Seleziona imposta. Elementi visivi. Andiamo a Pulsante. In vedere. dialogo. Impostazioni e cursore selezionato pannello 1 di 2. Pannelli e menu pannello 2 di 2. Allora, vediamo. Mostra cursore voiceover selezionato riquadro. In questo caso, se lavorate da soli, potreste toglierlo, è una cosa di meno che ha da fare. Se lavorate con qualcuno e volete fargli vedere Logic, ad esempio dove siete, per avere un aiuto non vedente, lasciatelo. Ingrandimento del cursore voiceover 1. Ingrandimento del cursore Questo piccolo. lo sapete Grande. che cos'è. Durante la lettura del testo, sposta il cursore di voiceover su. Frase. Durante la lettura del testo, sposta il cursore di voiceover su pulsante a comparsa. Fate Menu 6 parola. proviamo Parola. Parola. Segno di spunta. Frase. Parola. Premi parola. 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 A mio avviso potrebbe essere più preciso. Aiuto. Pulsante. Impostazione. Cursore. Selezionato. Pannello. 1 di 2. Andiamo Pannelli e menu. a Pannello. 2 di vedere 2. pannelli e Pannello. menu. Pannelli e menu. Mostra pannello di didascalia. Deselezionato. Riquadro. Mostra pannello braille. Automatico. Mostra pannello braille. Pulsante a compare. Menu segno di spunta. Diciamo Automatico. Sì. Non attivo. Non attivo. non Premi non attivo, attivo, non attivo. che per carità tanto il braille non c'è, ma comunque se non è attivo non Dimensioni ci font per proverà pannelli e menu. neanche. Font del punto di ciò. Piccolo. Grande. Aiuto. Pulsante. Chiudi. Default. Chiudi Pulsante. e ci siamo Imposta. impostati Elementi anche visivi. questi. Elementi visivi. Seleziona. Impost. Braille. Deselezionato. Riquadro. Braille non c'è. Imposta. Trackpad. Deselezionato. Riquadro. Non ce l'abbiamo. Imposta. Task Num. Deselezionato. Riquadro. Non ce l'abbiamo. Imposta. Tastiera. Deselezionato. Imposta. Tastiera. Deselezionato. Tastiera Seleziona ce tastiera. Riquadro. l'abbiamo. Imposta, tastiera, pulsante, Imposta. in dialogo, impostazione, abilita commander tastiera, selezionato, riquadro. Ok. Modalità, tasto opzione sinistro, modalità, pulsante a comparsa. Va bene. Commander tastiera, tabella. Vabbè, qui Chiudi, sono le default, cose che pulsante, sapete. imposta, tastiera, selezionato, riquadro, Non deseleziona, ci imposta, serve. navigazione veloce, deselezionato, riquadro. Impostiamo Seleziona, questo. imposta, navigazione veloce, Andiamo a in vedere che dialogo, cos'è. impostazione, attiva navigazione veloce, deselezionato, riquadro. Attiva barra disattiva navigazione veloce con tasti freccia sinistra e destra, selezionato. Tasto singolo per navigare all'interno di una pagina web quando usi navigazione veloce, seleziona, assegna comandi, pulsante, aiuto, pulsante, Qui assegna comandi, potremo pulsante. Assegna i assegnare comandi dei voiceover da comandi. utilizzare quando è abilitata la navigazione veloce. E qui, vabbè, potremo fare delle cose. Chiudi, default, Non le pulsante, facciamo perché. navigazione veloce, selezionato, riquadro, Però deseleziona, imposta, sappiate che navigazione. potresti usarli. Utilizza l'attività per. App siti web, pulsante menu. Ok, siamo a posto. App siti web, quindi non la deve caricare. Me ne frego, butto giù voiceover, cioè chiudo. Logic Pro X, Africa Tracks. Scusate, usiamo questi termini qui. 4 bits, 4 divisions. Siamo in logic. 2 bars, 2 bits, 2 Ok, divisions, 50. lui. Quick Time Vedete? Player 5706 2,43 GB. Non ha. Logic Non Pro sta X, caricando Africa. niente. Vedete com'è veloce? Quick Time Player, Logic Pro X. Ok, c'ho su questo che registra il logic e va, ma lui non si crea problemi. Lo carichiamo noi a mano. Qui Do Major 120 2 bars 2 bits abbiamo fuori da fuori. Library, control bar, library, group. suoni e tutto. Selezione attività Carichiamo menu 4 elementi. VOX. Impostazioni voice Stefano Logic, precedente. Eccolo lì. Non dice nulla.
Tracks Group. Library Group. Sentite che non ci abbiamo più neanche i suoni? Control Bar. Library Track. Inspect piano roll. Inspecto Track. Library. Control Bar. Library Group. Che tra l'altro è anche molto più veloce, sentite. Track, live, track, live, track, inspect, track, live, control bar, tool bar. Perché non avendo il suono si muovi più velocemente. Proviamo i nostri punti. Track, tre, citazione, finger, stile, bass, citazione, group. Ok, track, punto. Perché dice solo citazione? Perché io gli ho detto di dire tutta la punteggiatura. Finger, stile, bass, channel, strip, group. Bass. Patch, category, punto. Cose a category, tour, bell, patches, punto. Transpose, due punti. Eccolo qua. 50%. Slide, transpose, due punti. Ok. Transpose due punti. Due bars, due bits, due divisions, 56 ticks. Player position. Vedete? Due bars, due bits, due divisions, 56 ticks. Player position, scrubber group. 120. Tempo, slider. Okay. Tempo display, punto. È indicate step wave, corre, recording speed, punto. Red verticali, to speed up, slow down, tempo, virgola, or double trattino. I suoni. Ora, se io vi uno voglio bar, far vedere, ad esempio, vi faccio una... Do major, key, pop, allora, button. Io vorrei key signature display, punto. So, indicate ste key signature of the project il volume di una traccia. Track, tre, citazione, finger, stile, bass, citazione, group. Ecco, finger, stile, bass. Noi stiamo andando in play. 4 bits, 4 divisioni. Ok, io finger, stile, bass, channel, strip, group. 2. In finger, stile, bass, finger, stile, bass, beat. Solo, deselezionato. Finger, stile, bass, solo, deselezionato. Seleziona solo, cella. Così lo metto in solo. Deseleziona su punte, deseleziona più 0 vir, trattino 4 virgola, 9 decibel virgola, clip level, più 0 virgola, 0, volume, fader, infader, più 1, più 2, più 3, più 2, meno 20, meno 20, più 6 virgola 0, fuori da fader, fuori da inspector, mi fermo, 14 bars, 2 bits, 1 divisa 96 tics, 14 bars, 2 bits, 1 divisa 96 tics. Ok, avete visto, cioè, io che cosa avrei dovuto fare mentre andavo? Interagire, deinteragire, e lui, cioè, comunque, va bene, ok, perdevo un sacco di tempo. In un secondo sono stato in grado di regolarmi il mio volume, mettere il solo, anche senza usare la tastiera, eccetera, cioè senza usare la S. E questa è una configurazione che abbiamo fatto in un secondo. Ora, non è uno script, non è una cosa pazzesca, ma è un qualcosa che ci può aiutare tantissimo, anche perché abbiamo usato 4-5 punti attivi, ne abbiamo ancora.